buon lavoro per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza. Siamo vicini al traguardo dei 160 punti che ci fanno entrare in situazioni di ordinarietà. Sapete benissimo che la sanità in Campania viene da anni non fulgidi, non straordinari. Quando siamo arrivati al governo della Regione Campania eravamo ultimi in tutte le classifiche. Troppi anni senza personale, troppi anni senza assunzioni, oltre 15.000 addetti in meno ci è costato essere in sanità, proprio del turnover, essere in commissariamento, però si sta lavorando. Abbiamo da 5 anni consecutivi, non siamo in disavanzo di bilancio, quindi i conti sono tornati a posto, almeno questo possiamo dirlo con assoluta certezza, e siamo passati dai 105-107 punti di quando abbiamo iniziato l'avventura di questa consiliatura nel 2015 alla definizione di circa 152 punti al 31/12 del 2017. Nel tavolo di monitoraggio nazionale credo che possiamo guadagnare quei punti che servono per arrivare all'ordinarietà. Questo significa tantissimo per la sanità campana, significa sbloccare il piano ospedaliero, sbloccare che è in corso di discussione proprio in questi giorni. Sbloccare il piano ospedaliero significa sbloccare gli atti aziendali, significa avere una deroga per oltre 4.000 assunzioni, oltre alle stabilizzazioni che sono state fatte, perché la sanità non può consentire di raggiungere nessun obiettivo, soprattutto non essere percepita in maniera chiara dalle persone, dai cittadini, se non ci sono infermieri o SS, se non ci sono medici, paramedici, quanti ne servono, no? Puoi raggiungere tutti i livelli essenziali di assistenza previsti e che riguardano liste d'attesa, screening e tutte queste cose qua, se non c'è il personale che serve. Però sbloccare il personale significa riuscire anche a chiudere questa partita che si sta tenendo in questo momento sul tavolo di monitoraggio personale. Soprattutto significa anche sbloccare circa 170 milioni di euro per l'edilizia scolastica, il cosiddetto edilizia sanitaria, il cosiddetto articolo 20, che anche questo ha bisogno di definire in deroga tutte le partite. Abbiamo avuto la richiesta di presentare tutte le certificazioni della vulnerabilità sismica, stanno lavorando alacremente gli uffici, perché l'Italia purtroppo è il paese delle lentezze burocratiche. Speriamo di chiudere questa partita anche quest'anno in tempi ragionevoli e poter avviare il prossimo triennio non più in termini di commissariamento ma in termini di ordinarietà. Ripeto, ci sono i prerequisiti. Abbiamo, come ho detto prima, il bilancio che consente di poter lavorare in ordinarietà perché è in avanzo da 5 anni, abbiamo raggiunto i livelli essenziali di assistenza, almeno nei numeri richiesti per fine anno ci saremo in ordinarietà, possiamo pensare a un piano di sviluppo con il personale che serve e con tutti i requisiti. Diciamo che siamo in dirittura d'arrivo. Ovviamente speriamo che si superino anche le contrapposizioni di carattere politico, perché la sanità è un diritto dei cittadini, non è un campo di battaglia politica. Questo è il messaggio che io voglio anche approfittare questa sera qui per dare a tutti quanti, perché diciamo, quando siamo al cospetto di un lavoro come quello che fa l'Associazione Angela Serra, di persone che diciamo, dedicano con volontariato la propria attività per assistere a un percorso che deve migliorare, che deve dare, come dire, qualità, certezza, assistenza, deve far sentire che ai cittadini che le istituzioni sono amiche, sono vicine, sono in condizione di poter aiutare, quando è così, insomma, la sanità non può essere un campo di battaglia e di contrapposizione politica. Per questo noi credo che abbiamo bisogno soprattutto di guadagnare autonomia come le altre regioni del nord, quelle che sono fuori dal commissariamento, fuori dal piano di rientro. Noi ci siamo, abbiamo battagliato, abbiamo lavorato per entrare in una condizione di autonomia e ordinarietà, e questo consente di rispondere meglio a quelli che sono i bisogni.
bisogni dei cittadini.